Salve Toasters e bentornati a New Super Mario Bros. U. Oggi faremo gli extra. I ben amati extra, i ben odiati extra per questo genere di giochi. Allora, in cosa consistono gli extra? C'è da vedere l'isola segreta, ma lo faremo nel terzo extra, mi pare. E la pista Superstar. Basta, non c'è altro. Noi andremo alla pista Superstar, che è la Superstar Road, che è una versione super della Star Road di Super Mario World, anche se non c'è simile per niente. E non ci mostrano chiaramente, non ci fanno l'inquadratura per mostrare il mondo, perché è questo qua. Direi che si vede anche senza bisogno dell'inquadratura, però. Vabbè. Cosa abbiamo da fare? Panico sul carrozzo. Corri più veloce che puoi. Nuota per sopravvivere. Grotta di martelloni oscillanti. Terrore sulle pietre rotanti. Rupe delle barre infuocate. Lakitu, Lakitu, Lakitu. E castello dei mazzapendoli. Questo livello è il più difficile del gioco. Allora, direi che possiamo partire. Inizio con Panico sul carrozzo, che è il livello che si sblocca con le monete della piana delle ghiande. Allora, capirete che si fa sul teschiosso mobile. Fiore, ma non ci serve. E ci sono gli stordini che possono darvi fastidio, ma nah, non più di tanto. Anzi, per ora va lento. E ci sono monete al contrario. Monete trollone. Prima moneta stella. Ok. Ok, meno male che rallenta. E qua cosa c'è? Qua c'è stella, sì. Stella, stella, ah. Ora qua la moneta gira e... ah, l'ho mancata. Non ci voleva. Non è semplice da prendere. In teoria si dovrebbe prendere col rotolamento della stella, che io sappia. Ah. Ecco, con il teschiosso mobile mancate una moneta rossa e non ne potete prendere più. Moneta rossa, yes, fuck, yes, ok, ce l'ho fatta. Ok. Grazie all'applauso. Ah, ecco perché l'applauso. Ho fatto il bonus. Yes, Toad. Ok, ci vediamo per la seconda moneta. Yes. Ok, allora, vi ricordate inizio Let's Play che vi dicevo che le case fungo dell'ultimo mondo hanno una particolarità? Beh, lo scoprirete alla fine di questa parte. Intanto andiamo, corri più veloce che puoi. Che è un livello speedrun. E vi danno direttamente due blocchi, punto interrogativo con power up, molto comodo. Allora, che dovete andare di fretta. Sicuramente al primo tentativo non mi riuscirà. Ok, boss. Vai, 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 vai. Yes.
Vai! Vai! No, oh, partito in ritardo. Yes! So fucking pro gaming. Sì, pro gaming un bel corno. Fuck. Yes. Fuck. Yes. Epic fail. Ok, allora, ecco come si prende la terza moneta. Me l'ero quasi dimenticato. Si fa così. Ecco. Uff. Meno male che, avendo preso le altre due monete, ho potuto fare tutto molto più facilmente di corsa. Ok. Andiamo a livello 3. Questo non mi piace tanto, ci ho messo un sacco di tempo a farlo. Vi consiglio di tenere il fuoco. E vi consiglio anche un'altra cosa che mi sono dimenticato di prenderlo. C'è questo tizio che rompe un po', ecco. E riappare di continuo, cioè non potete evitarlo purtroppo. Quindi il fuoco è l'ideale. Oppure usate un baby Yoshi che vi aiuterà a schivare, a nuotare più velocemente, quindi evitando sto tizio rompiscatole. E certe volte potrete anche passare attraverso i nemici, perché non lo so, è una specie di bug che vi butta fuori Yoshi, però passate attraverso i nemici e lo riprendete subito, mi pare che sia così. Ok, muori. Però l'ideale è il fuoco. Ma se fate fuoco più baby Yoshi, ottimo. Perché nuotare con baby Yoshi è molto molto utile. Ok, quindi terza moneta. Cioè prima. Perché è terza? Ok. Oh, rieccolo. Bene, muori. Per finire il livello subito non c'è altra possibilità. O batterlo di continuo. È un po' noioso, però. Devo prendere il power up. E ora c'è il tizio che rompe. Dai, veloce, veloce, veloce. Infame! Infame! C'è un girone dell'inferno anche per te, lo sai? Allora, ora la moneta stella vi trollerà e passerà da una parte all'altra. Quindi keep attention. Ora sfruttate lui per passare. Ora, vieni qua, please. Ora è dura, ora è dura. Ok. Me la son cavata. Vai, 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 vai! Prima che lo rompe, prima che lo rompe! Sono in trappola! Ok, stavolta sono con la combinazione che vi ho detto prima. Guardate come si fa molto rapidamente. E poi quello che vi ho detto. Non succede sempre, purtroppo. Ehi! Dannate, ridatemi i baby Yoshi. Ok, me la son cavata. Ok, vai. No, no, no. No, no! Vabbè. Fa niente. Ok. Però è epico, guardate. Ok, mi sono salvato. Certe volte perdete il power up, certe volte perdete baby Yoshi. Però baby Yoshi si recupera subito, bene o male, no? Così. Potete anche mangiare nemici per strada. Comodo, no? Ora là. Fate così. Troppo tardi, ho sbagliato. Ora devo aspettare
il tizio che me li divora. Ok, ora vieni qua, che hai un bersaglio da colpire. Vieni. Troppo tardi. Vieni! Porco Andy, vieni! Ho detto, vieni qua a rompere sto coso. Fuck me. Ok. Piccola strategia è quella di nuotare in alto in quel punto che avete visto prima. Ora mangiamoceli tutti. E ora? Ah, ce l'avevo qua. Ce l'avevo quasi fatto. Potevo usare il fuoco. Ok. 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 I can fucking do it. Non ne vuoi proprio sapere? Allora faccio così e fuck me so much. Yes. Yes. Fucking yes. Yes, fucking yes again! 255, il numero perfetto per il NES. Perché il numero perfetto in assoluto è 64. Ok. Thank you so much. Che fatica. Grotta dei martelloni oscillanti. Ah, vediamo, vediamo, vediamo. Martelloni oscillanti, vediamo. Vediamo se mi ricordo. Prendo la acorn. Tanto la acorn si trova ovunque. Poi ho anche Baby Yoshi. Ah, sì, sì, è meglio la acorn. Perché qua quasi tutte le monete stella hanno bisogno della acorn. Baby Yoshi è facoltativo, penso. Cioè, non è indispensabile. Ve la danno anche. Bene, allora. Cadi. Stupido, ok. Che voracità, Yoshi. Che voracità. Ah, mi sono impappinato. Quando mai, no? What? Ok, ce l'ho fatta. No! Perché, Yoshi? Perché mi fai questo? Perché? Niente. Davvero, ok? Uffa! Beh, ora me la ridanno. Devo solo non perdere il... Ok. Ok, tubo segreto, tubo segreto. Allora. Oh my gosh. Questa moneta. Ora. Che hai fatto? Che dire? Ho imparato la lingua delle scimmie. Amazing. È una lingua fantastica, la consiglio. Altro che il latino. Lo scimmiese ha una sola declinazione. Questa è la declinazione scimmiese. L'ho imparata poco fa. Ok, perdo ora e mi suicidio con molto gusto.
Ah, dimmi l'utilità, scusa, se è 3 metri distante. Vabbè. Ok, vediamo che livello è. Terrore sulle pietre rotanti. Rupi e le barre infuocate. Allora direi, facciamo questo livello. Nah, vi mostro la casa fungo. Questi baby Yoshi sono ghiotti di pannelli. Quando suonerò il fischietto sarà il momento di portare qui un baby Yoshi per colore. Notate qualcosa di strano? Ci sono la tuta pinguino e la tuta elica. Ora farò un... Ok, so cosa prendere. Chiaramente prenderò la tuta elica. Sono adocchiato. Ok. Tu. Ok. Dovrebbe essere giusto. Un bel corno, è giusto. Beh, c'è ancora l'altra. Sperando che l'altra è normale, non ha bisogno di stupidi minigiochi. Vabbè dai, questo va bene. Allora. Ok. 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 Ok, ok, ok. Primi due. Beh, scartiamo chiaramente una stella. Bene. Nella prossima parte faremo questi 4 livelli. Terrore sulle pietre rotanti, rupine alle barre infuocate, Lucky to Lucky to Lucky to e Castello dei Mazzapendoli. E nella terza parte, extra, beh, vedrete, vi mostrerò anche la P-Acorn, l'Elica e la tuta pinguino, che sono power-up che ancora non ho mostrato. E andremo all'isola segreta. E qualcos'altro, che però non potete sapere. Bene, alla prossima. Bye bye. Fuck me! Oddio! Oh, no, no! Moneta stella! Yes! Fuck! Oh no, no! Troppo tardi, vero? Troppo tardi! Yes! No, 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 no! Ok! Ok, un bel corno! Quindi ho bisogno di stanello. Ok, ok, ok. Segreto di sto cavolo. Wow, che recupero! Wow! Rifiutani! Non è difficile! Ma va... Oh! Oh!